volta siamo a Montreal. Era un premio davvero spettacolare nel 2011 e anche nel 2014. Ora siamo a girare con Valtteri Bottas su pioggia umida. Su pioggia umida, pioggia leggera. Oddio mio, pioggia umida. E bello a tutti patafans, qui è Mr. Patrick 217. Siamo su un altro giro di spiegazione, siamo in Canada, andiamo lanciati sul primo rettino, andiamo a frenare a 130 metri, prendiamo la prima curva in seconda marcia per poi prendere quella subito dopo sempre in seconda, circa 70 km l'aria. Usciamo dalla seconda curva e andiamo in questa S abbastanza impegnativa, che è abbastanza facile sbagliarla. Spende in terza marcia, poi si esce in quarta, tipo sovrasterco, arriviamo al T1 e freniamo a circa 120 metri e prendiamo in seconda marcia per poi prendere l'altra in terza. Stare attenti perché è molto facile sbagliare in uscita di curva. Arriviamo su un'altra S molto difficile, freniamo a 90 metri e prendiamo in terza marcia a circa, circa 100-150 km orari. Arriviamo al T2 per poi frenare a 140 metri, la prendiamo in seconda marcia. Anche qua piccolo sovrasterzo, ma riusciamo a tenere la macchina senza nessunissimo problema di tipo sessuale. Arriviamo sull'altro rettilineo del DRS, che non possiamo attivare il DRS giustamente. Arriviamo all'ultima curva, la curva che inganna, dove c'è anche il muro dei campioni, dove ci sono schiantati tanti piloti. Arriviamo sul traguardo e fermiamo un 1.19 e 5 o 6, adesso non mi ricordo. Bene, questo è il giro spiegazione di Montreal, spero che vi sia piaciuto, lasciate anche un pronostico nei commenti se volete. Io non pronostico perché ho paura di portare sfighe. E niente, un saluto a tutti da Mr. Patrick 217. Ciao raga. Give me a parachute.